Primi giorni di lavoro per l'Atalanta, ma già particolarmente intensi. Sì, poco a poco stiamo cominciando a allenare, a aumentare il carico, però i primi giorni era solo dei test, di ritrovarsi, e adesso poco a poco stiamo cominciando a lavorare. Le vacanze sono ormai un ricordo, il calcio cominciava a mancare. Sì, per il momento quando ero in Argentina sì, però queste vacanze un po' lunghe che abbiamo avuto sono state belle, mi hanno fatto bene perché era da 2 anni che non potevo andare in Argentina, allora l'ho passato bene, l'ho approfittato tantissimo. Il calendario della Serie A Team è stato svelato con la novità del girone di ritorno asimmetrico rispetto a quello di andata. No, non cambia nulla, no, almeno penso che dobbiamo pensarci a fare una buona preparazione. Dobbiamo aspettare i ragazzi che mancano e niente, a fare una buona preparazione, così quest'anno speriamo di fare un buon anno come questi anni che abbiamo fatto. È una Serie A di livello, come ha confermato anche Euro 2020. La Serie A non è facile, è un buon campionato. L'Europeo ha fatto vedere che la Serie A è un buon calcio, difficile. E dopo noi dell'Atalanta che stiamo raggiungendo i risultati del terzo posto, ogni anno è difficile, perché vogliamo fare al meglio ogni anno e no, costa tanto. L'Argentina ha vinto la Coppa America, l'Italia si è invece imposta a Euro 2020. Sono contentissimo perché l'Argentina è campione della Coppa America e dopo l'Italia. Sono molto contento per voi, per il mio compagno, per lui, Matteo, per tutti che hanno giocato l'Europeo, per tutta l'Italia, e mi ha fatto piacere vedere l'Italia campione dell'Europa. Come sta José Luis Palomino, che ha iniziato la sua 5ª stagione in nerazzurro? Bene, sto bene, con voglia di ricominciare un altro anno. E pensando così, il tempo passa veloce, è impressionante come questo anno sarà il 5º già, però con la stessa voglia di sempre, di poter fare una buona preparazione, di poter aiutare la squadra a raggiungere obiettivi alti.